Allora, oggi è il mio compleanno e ho deciso di farvi come regalo leggervi una cosa che per me è molto speciale, perché è un racconto che è stato scritto quando ero alle superiori, non da me, ma dalla mia migliore amica, che è una persona peculiare. Se io dovessi spuntare in una lista di tutte le cose che odio nelle persone, secondo me lei matcherebbe con un buon 60% delle caratteristiche che normalmente in una persona mi danno fastidio. Eppure, madre natura è riuscita a concentrare tutto quel fastidio in una delle persone più belle che conosca e che è stata sempre la mia sliding doors. Perché da quando la conosco io penso che la mia vita, se non fosse esistita lei, sarebbe stata tutta un'altra cosa, ma tipo... Lei è molto 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 brava a scrivere, purtroppo non lo fa spesso come vorrei, frustate. Però, visto che recentemente ho fatto con solo 17 anni di ritardo una copertina per il libro che aveva scritto, ho deciso di leggervene un estratto, che poi se vi piace ve lo potete prendere. Il titolo del libro è 3. La fontana dell'amore e odio. E il video sarà poco interessante perché sono io che parlo, quindi... Potete ascoltare e basta. Tra dei più diversi. Camminava nella nebbia concentrandosi sulle sensazioni che provenivano da ogni angolo del suo corpo. Riceveva messaggi sicuri e ottimisti. Non una singola cellula si lamentava, tutto era perfetto, pronto, quasi come se il corpo si fosse preparato a entrare in una delle fantasie romanzesche partorite dalla sua mente annoiata. Sentirsi così era una cosa buona, certo, ma anche frustrante. Perché non sarebbe successo niente, né quel giorno, né mai. Nella nebbia fitta, Gaia si chiese quanto sarebbe stato stupido fantasticare di draghi, cavalieri, sirene, ragazzi perfetti e ragazzi perfetti single, di altri mondi in cui sentirsi a casa. Decise che non gliene fregava niente di quanto fosse stupido. Prelevò un film a caso dal suo archivio mentale e cominciò a rielaborarlo, seguendone le regole o sovvertendole a seconda della se stessa che andava costruendo. La regola di base era un sottoprodotto della coerenza. In qualche modo le cose avrebbero dovuto finire per confermarsi a vicenda, come in una catena di segni, una via mistica per il realismo. C'erano storie che vivevano pochi minuti o pochi giorni, ma un paio sopravvivevano da anni, vite parallele al rallentatore. Il tempo reale non bastava, né per elaborare gli eventi esterni, né per ricostruire i processi mentali dei personaggi intorno. Così Gaia camminava nella nebbia, tentando di perdersi nei suoi pensieri, implorando una qualsiasi entità di passaggio di mostrarle qualcosa per cui valesse la pena alzare la testa dal cuscino. Difficilmente l'altro, che si trovava in quella nebbia, si sarebbe definito un'entità di passaggio, ma di fatto non era che quello. E comunque non era né il tempo né il posto giusto per motivare la sua esistenza. Tirò dritto. Il suo passaggio non influenzò la nebbia, l'aria umida o i pensieri di Gaia. Tre dei più diversi, pensava Gaia. Tre persone legate da un vincolo perfetto erano la più infallibile forma di organizzazione. Tre era il primo numero per cui il sistema della maggioranza dava valore alle scelte, e questa era la sua forza e la sua rovina. Quale legame avrebbe potuto sopravvivere a un sistema in cui la differenza tra i tutti e l'unico era così irrimediabilmente minima? Forse era questa selezione naturale a determinare la perfezione del triangolo. Facevano eccezione i Beatles, sempre che Ringo Starr si possa considerare come un quarto. Ma l'amore cambia tutto, no? Pensava l'altro. Porta la felicità per due e la distrugge per uno. E non è questa una prova ben più dura della democrazia, piccola Gaia? Questa volta la nebbia non poté ignorare il messaggio e si piegò a trasportarlo nelle sue gocce. Gaia fu assorbita da una grande zona di nebbia arancione. L'altro stesso ci mise qualche secondo a riconoscere la sagoma indistinta di un autobus. Gaia trovò un posto in fondo, tra una signora con un cane e un anziano con un vecchio cipollone. Non si chiese come avesse potuto riconoscere l'autobus linea 11 quando a stento si riconoscevano i contorni delle case. L'attrazione magnetica delle cose scontate era una guida più precisa di un cane per ciechi. Eppure, nel salire su quell'autobus, aveva avuto la sensazione di aver perso la sua occasione, per distrazione o per vergogna, proprio in quel momento che appariva così perfetto. Rinunciò a rimettersi a pensare e cercò di programmare la sua vita nel prossimo futuro. Questo
Questo esercizio la tenne impegnata per un paio di fermate di troppo, lasciandola sperduta in una nebbia ancora più fitta. Normalmente non le sarebbero serviti più di 2 minuti per raggiungere una qualunque casa conosciuta a pochi metri da quella fermata, ma in quel momento avrebbe potuto trovarsi in mezzo a Piazza Garibaldi, come in Via Giotto, come in Canada, come nel centro di Londra. Intorno c'era solo un indefinibile mare grigio che volgeva il nero rossiccio della nebbia notturna. La situazione aveva un che di onirico e vagamente avventuroso, ma non era affatto eccitante, era solo frustrante da far schifo. Senza contare che quello era un posto da maniaci, sempre che ci siano maniaci con la vista raggi X. Era incerta se mettersi a girare come una bussola sperando di capitare nella direzione giusta, o seguire una luce per raggiungere un lampione a cui aggrapparsi facendosi poi strada lungo il marciapiede, o ancora se restarsene lì ad aspettare. Scartò subito quest'ultima soluzione, vile, pericolosa e improduttiva, indegna dei personaggi che creava, vergognosamente attraente per la Gaia che ora appoggiava i piedi sull'asfalto. Optò per la prima idea, anche se era un espediente infantile e irrazionale, con alte probabilità di finire sotto una macchina. Cercando di camminare in linea retta, si avviò nella direzione che le sembrava la più giusta. Intanto, si pentiva di non aver semplicemente aspettato di arrivare al capolinea e poi di nuovo alla civiltà, o almeno aver messo in carica il telefonino la sera prima. Nessuna deviazione, o almeno sperava, verso chissà cosa. Cercò di annullare la superficie rugosa della realtà, sorvolarne la precarietà. Cercò di sentirsi in uno dei suoi sogni, assaporarne il gusto sottile, a mezza via tra le lacrime e la cioccolata. Ma ogni passo la portava più lontana da qualsiasi certezza. La sicurezza di prima le sembrava un'illusione. Basta, nebbia, pensava. Sono una vigliacca, va bene? Pronta a rinunciare ai miei sogni in cambio della certezza di essere da qualche parte, così, impaurita per un po' di stupido vapore acqueo in sospensione. Basta, nebbia, basta, ho detto! La nebbia si aprì quasi per beffa, lasciandola davanti al cancello di casa, infuriata e depressa, con quel senso di occasione persa che faceva a pugni con una speranza irrazionale, un'illusione pronta a dissolversi. Qui faccio una parentesi. Siamo di Padova. Padova è nebbia. Padova è nebbia e io la adoro. Adoro il modo cinematografico in cui descrive le cose e nelle quali mi sono sempre rispecchiata tantissimo perché quella sensazione di avere un'infinità di librerie di vite parallele nella testa che fossero più interessanti della mia vita vera. È qualcosa che io ho sperimentato, penso, per tipo 15 anni, tutta la mia vita, e ne ho ancora nella mia testa, ma molte meno, e ho molte più cose vere e interessanti da fare nella vita vera, anche se da fuori sembra molto noiosa, magari. Ma come lei ha descritto quelle sensazioni, quell'andare, quel perdersi, è qualcosa che mi sento appartenere veramente tanto. Ed è probabilmente una delle ragioni per cui mi sono innamorata del libro che ha scritto, anche se chiaramente era scritto da una delle superiori e era probabilmente nel periodo, anch'io scrivevo alle superiori e ho avuto un periodo in cui ogni cosa che leggevo poi sì, in qualche modo appiccicava come lo stile nel disegno a quello che facevo e quindi l'unica cosa che abbia scritto dall'inizio alla fine purtroppo l'ho scritta dopo i Buddenbrook, che era un libro che aveva dei periodi dove il primo punto lo incontravi dopo una pagina intera, per cui venivano delle frasi lunghissime, piene di virgole, punti e virgole, chi più ne ha ne metta, non finivano mai. Però lei non era così, Malconcia, scriveva già molto bene e non lo so, ha un modo di descrivere le cose che me le fa sentire sotto le dita, vedo i colori, sento gli odori, e probabilmente anche perché appunto conosco il luogo, perché parla di qualcosa che a me è familiare, perché è la mia stessa città, però l'ho sempre adorata e non so, se vi piace come è scritta, perché adesso non ho intenzione di leggervi tutto il libro, ovviamente, c'è un lungo, lungo estratto su Amazon, quindi se può piacervi lo trovate. È una storia strana, ma, e questo lo dico con quei 20 centimetri di ego in più, uno dei protagonisti, anche se non c'è subito, è una. È me. È senza se, senza ma, è me.
Quindi ovviamente ci sono legata perché è il ritratto più bello che mi sia mai stato fatto. Leggermi vista dagli occhi suoi è stata, penso, una delle cose più onorifiche della mia vita ed è una delle ragioni per cui ogni tanto, sia per il fatto che, grazie a lei, che è stata un mio sliding doors, sto facendo? Ti metti mica a piangere, vero coglione? Proprio perché è stato un punto di svolta tante volte nella mia vita e il fatto che mi abbia descritta in un libro, ogni tanto la prendo per il culo e faccio sì, ma io sono un personaggio della sua fantasia. È un po' come se lei fosse stata la mia creatrice in un certo qual modo. E questa cosa mi ha sempre fatto un po' ridere. L'ho conosciuta in un bagno. A carnevale. Ci siamo conosciuti in un bagno. Io non andavo praticamente mai in bagno, tra l'altro alle superiori perché faceva schifo. Arrivo e vedo questa tizia con le orecchiettine e la coda con gli anelli, e la coda ad anelli. La guardo e faccio, procione? E lei mi fa, no, è un gatto. Io la guardo, la scuotrino e faccio, no, è un procione. Separate, basta. Cioè, questo è stato il dialogo. Dopo un anno ad autogestione, in mezzo alla ressa finché andavamo in palestra, mi giro, la vedo, la riconosco, lei si gira, mi guarda e faccio procione, e lei mi guarda e mi fa gatta. E in quel momento ci si è messi a parlare, mi ha detto che doveva andare in un'aula a recuperare una giacca, dove facevano gioco di ruolo e io tra me mi ho pensato che cazzo è il gioco di ruolo? Ho pensato al gioco dell'oca, pensavo a qualche cazzo di gioco da tavolo, ma non capivo la parola ruolo cosa volesse dire. Ho trovato dei tizi che ya dadi draghi cosa e è stato l'inizio della fine che mi ha portata sulla cattiva strada. Ecco qua, adesso siccome sono una persona orribile vado avanti di un po' di pagine, non credo sia uno spoiler. Non penso. Il vento è uno dei personaggi di questo libro e questa è l'altra cosa che adoro perché ho un forte legame, mi piacciono tantissimo gli elementi atmosferici, soprattutto il vento e le tempeste, nella loro potenza e nella loro capacità di devastare, mi riempiono di gioia. Di gioia di fronte alla bellezza di qualcosa che può essere così delicato e così potente e devastante e imprevedibile. Il vento era reale. Se fosse più simile a un qualcosa o a un qualcuno, questo proprio non sapeva dirlo, ma era reale, così come lo erano il cinema, il salice, il grido di quell'uccello mattutino, la caccia notturna, il terrore della fontana morta e quell'assurda guerra. Così come era reale Tom, nero e temibile, e lo era Diana, improvvisamente cresciuta, Diana la piccola, che brillava di luce propria. Mai come allora aveva voluto loro tanto bene. Chissà cosa succederebbe, pensava Gaia, la testa appoggiata al vetro del finestrino, se tra noi non ci fossero più incomprensioni, se fossimo davvero uniti. Cosa succederà, pensò subito dopo in tono diverso, quasi in secondo piano. Se non riusciremo a esserlo presto. Non era certa di voler conoscere la risposta a questa domanda, ma trovava eccitante fare ipotesi. Troppo cattivo e troppo forte per poterlo anche solo immaginare. Gaia non stentava a crederci. Non dopo aver sentito i suoi morsi sulla pelle, e poi dentro, nella propria testa, in cristalli di ghiaccio. No, non potevano permettersi di non fidarsi l'uno dell'altro. Non potevano assolutamente essere infantili ora. Trascinata dai pensieri, si alzò solenne dal sedile, fissò tutti i compagni che riuscì a includere in un sol colpo d'occhio e aprì la bocca per parlare. Inspirò l'aria necessaria, poi la necessità di dire tutto e dirlo subito si scontrò con la realtà del silenzio ostile infrangibile dello scompartimento. Gaia espirò, chiuse la bocca e si lasciò ricadere sul sedile. Lontano, in una piccola e colorata camera da letto, la gatta si svegliò di colpo. Ci mise parecchio a mettere a fuoco le immagini familiari intorno a lei. I mobili erano illuminati a stento dalla luce lunare che filtrava attraverso le pesanti tende. Di fronte, le piume leggere dell'enorme acchiappasogni appeso al lampadario si agitavano furiosamente. Smisero presto. Sapeva cosa l'aveva svegliata, ma lo sapeva sempre meno ogni istante che passava.
qualcosa di gelido, qualcosa di rapido e feroce, spietato, terribilmente forte. Potere puro e pungente, denso come odio, rancore e ironia. La stessa ironia della gatta, forse l'unica cosa che aveva sempre amato di se stessa. Lentamente, molto lentamente, il freddo di morte abbandonò la sua carne. Ma la forza e l'odio restarono ancorati all'interno, mentre la sua pelle si andava riscaldando di nuovo. Non aveva alcun bisogno di fare quello che stava facendo. Non aveva fame, non era quello il momento di nutrirsi, e non stava raccogliendo le forze per affrontare una battaglia. Quei ragazzi non erano affatto un pericolo per lui. Ad ogni modo, non l'avrebbe mai ammesso. Eppure passava rapido nel suo volo, attraversava l'aria così come il legno, il mattone, la carne. Niente sopravviveva lungo il suo cammino, niente restava integro. La pietra marciva segretamente nel suo cuore ormai non più duro, e il gelo che seguiva cancellava ogni ombra di vita. Non aveva fame, ma era così piacevole nutrirsi. Non molto lontano, arrotolata nel dormiveglia, Gaia seppe che l'altro era infine arrivato. Non era una grande notizia, era ovvio che li avrebbe raggiunti, se non quella notte e il giorno dopo. Si girò su un fianco e si addormentò. E in ogni caso, domani sarà una mattina normale. Questo qui era un pezzetto del... Cos'era il vento? Come l'ha descritto il vento? Con la sua fame, con la sua guerra interiore. Non saprei descrivervi questo libro. E o farne un riassunto della trama senza incaprettarmi su me stessa e senza spoilerare tipo tutto. Quindi non vi racconto un cazzo, vedete un po' voi. Ciao scema. Gaia riconobbe immediatamente la voce ironica e un po' alcolica della gatta. Miau, Micia! Urlava davvero. Rispose girandosi verso di lei. Vuoi un biscotto? Rimase per un istante immobile, brandendo il pacchetto a mezz'aria. Toh, concluse. Il punto di domanda ormai era scomparso. Guardò l'amica, confuso. Capelli biondi, lunghissimi e lisci quanto aggrovigliati, gli stessi di sempre. La stessa faccia rotonda, la stessa espressione sornione, lo stesso tintinnio di campanelli appesi al collare da gatto, gli stessi occhi blu di sempre, resi di un viola brillante dalla luce al neon. La gatta, uguale a sempre, ma non era affatto la stessa persona. Non è il mondo che cambia, pensò Gaia. Sono i miei occhi che sono diversi. Vabbè, comunque io compaio mangiando biscotti, questa cosa è molto bella. Dopo tutta questa prosopopea, e non so cosa vuol dire prosopopea, ma ci stava bene, sul momento di puro ego, di guardate, c'è un libro dove ci sono io dentro, vi lascio il link nell'info box se volete leggere 3, La fontana dell'amore odio. Vado a godermi l'inizio di un nuovo anno, dopo questo che è il numero più randomico, a quanto pare, da 1 a 100. E se non sapete qual è, googlate e forse lo trovate.